Ciao a tutti, Colors, e benvenuti in questo nuovo video. Non so quando lo vedrete perché in realtà sto aspettando delle cosine per un haul, è il primo haul del canale, quindi facciamo che se arriveranno prima le cosine dell'haul, vedrete prima il video haul che vi verrà aggiunto nelle schede in questo momento. Ma siccome mi sono accorto di non avere alcun video per venerdì e non volevo fare il solito video, quest'oggi, questa sera, anzi per me, non so quando voi lo vedrete, vi faccio comunque un tag, però un tag molto particolare, molto speciale, di cui in questo momento non mi ricordo il nome, ma comunque vedrete il titolo. Sono stato taggato da Michele e Fabio, gli gnocconi di YouTube, li chiamo io, non perché siano fortunatamente gli unici quei ragazzi al mondo, se no purtroppo io sarei singola vita. Perché comunque sono due bellissimi ragazzi. Vi lascio passare, penso, qualcosa del canale adesso e ve lo lascio nelle info. Prima di iniziare, però, vorrei dire che c'è un altro motivo per cui dovreste guardare le info. Ho aperto un nuovo canale, o meglio, un secondo canale. Non lascerò questo qui, anche perché il tema è completamente diverso. Il canale si chiama Il Maestrino e vuole seguire un po' le orme dell'occhio critico di YouTube e dell'osservatore prima che iniziasse a fare video discutibili. Diciamo che lo scopo è quello di analizzare altri canali, però non tanto come faceva YouTube a cagare quando ha aperto. Ma se possibile, se ve ne sono, anche evidenziando eventuali aspetti positivi. Per avere un'idea, vi consiglio l'occhio critico di YouTube. Penso che ci saranno molti, molti screen in questo video. Comunque, vi lascio anche il link del mio secondo canale in descrizione. Se vi va, andate a dare un'occhiata e magari iscrivetevi. Mi è piaciuto molto questo video tag, a tal punto da volerlo anticipare sulla programmazione. Perché non è il solito video tag a domande, ma addirittura vi metterò un titolo sì veritiero, ma che non vi farà capire che è un video tag. Ma ci chiede semplicemente di parlare di eventuali YouTubers ai quali ci ispiriamo o che comunque seguiamo volentieri. Allora, io non credo di avere uno YouTuber al quale mi ispiro o una YouTuber al quale mi ispiro. Semmai mi posso ispirare per i tipi di video, cioè posso stare attento a quelle che sono un po' le tendenze e specifichiamo se è qualcosa che mi piace. Posso pensare di riprodurlo, però deve piacermi, non sono il tipo che oddio, oddio, non lo so, fanno una cosa tutti, devo farla anch'io. Quindi non c'è ispirazione. Mi piacerebbe invece di parlare. Sì, certo, di parlare. Mi piacerebbe invece parlare di un po' di YouTuber che seguo e spero che, siccome siete più o meno tutti grandi vaccinati, abbiate la maturità di non offendervi, perché io ho qualcosa come 800 iscrizioni. Bene? Ok. Allora, tralasciando Michele e Fabio, che ho già nominato perché mi hanno taggato. Già questo è un canale che vi consiglio di stare attenti ai nomi, perché ovviamente non linkerò tutti in info box oppure finirò domani mattina di compilarli, perché sono dei canali che consiglio a voi tutti. Il mio primo consiglio è anche il secondo canale che ho scoperto da quando sono diventato creatore di contenuti, ed è Gerulia Alice Amore. Se volete un canale tranquillo, normale, familiare e nello stesso tempo accurato, dovete andare da Gerulia Dice Amore, che io ho conosciuto anche di persona e se ci riesco vi lascio anche il vlog. Allora, poi, l'altro canale che vi consiglio, e di cui ho già parlato in altri video, ma non tanto spesso, quindi lo rinnovo. Un canale che mi piace tantissimo è Hashtag Larò. Mi raccomando con l'hashtag, da non confondere con Larò senza hashtag, che è un altro canale che mette un video ogni 6 mesi e oramai io faccio fatica a seguire. Ma comunque non è una critica, è soltanto una questione di costanza.
Quindi vi consiglio Astaclarò perché Astaclarò porta tanti tanti vlog, però cioè, non è quel tipo di vlogger che oddio, oggi è venerdì, devo fare il vlog, devo fare assolutamente qualcosa. Se non ha niente da portare, non lo porta come penso tutti dovrebbero fare. Poi ogni tanto fa qualche mi preparo con voi. Qualche haul, sicuramente più haul di quelli che farò io perché sono un poraccio. Ok. Insomma, il canale è più o meno su questo genere. Poi, ovviamente, ci sono tutti i canali di cucina che io seguo. C'è ricette risate in pochi minuti, c'è cibo mania, c'è cucina tipica. Li sto dicendo velocemente, quindi seguite il video per favore. Dunque, c'è una luna per cucinare che mi ha chiesto il video potatino di scherma. Devo provare a chiedere al maestro se ha voglia e richiedere a un papà appassionato di fotografia se ha voglia di farmi anche il video. Qualora il video dovesse essere già uscito, te lo metto. Però non penso perché è un periodo molto incasinato per me. Quindi una luna per cucinare, scritto però una luna per, tutto attaccato e staccato, cucinare. Poi c'è, ogni tanto seguo anche se chiedi il gusto, anche se faccio fatica, Lucia mia, perché mi porti un video al giorno, io ti perdo dei feeds, se non riesco, non sempre riesco a seguirti e spero che tu non te la prenda. Poi cosa seguo? Vediamo. Per chi ama il gameplay, vi consiglio il canale del mio grande amico, semplicemente Andrea. Che saluto, è facilissimo da trovare, l'importante è che scrivete semplicemente Andrea con le due iniziali maiuscole. Poi c'è Francesco Perrini, un altro vlogger, che ha il canale curato in realtà insieme al marito Rosario, che saluto, e spero che ci vedremo presto, perlomeno questo lo sto dicendo il 12 di ottobre. E poi vediamo. Sontina F l'ho detta, no, mi pare di no. Santina F, non ve la potete perdere. Non mi ricordo chi è che una volta l'ha definita la nonna rock, perché è davvero una nonna rock, non vi aspettate, come dire, una persona all'antica, né nel vestire, ma nemmeno di mente. Cioè, io avrei pagato per una, anzi per due nonne così, visto che più o meno tutti abbiamo due nonni di solito, invece purtroppo è andata un po' diversamente, ma vabbè. Dunque, vediamo. Di che altro vi posso parlare? Vorrei dirvene almeno un altro paio. Ah, di canale di ricette mi è venuto anche in mente Gioia Cookies. Non mi è venuto in mente prima. Poi vi consiglio il canale di Altro Quando per quelli che sono appassionati di fumetti, Marvel e compagnia cantante. Io non mi ricorderò mai queste persone che hanno nominato di taggarle. Per chi è interessato ai viaggi, per esempio, mi viene da consigliarvi Brother and Sister Travel, perché Robertino è sempre in viaggio, io non ho idea di come ti invidio, non lo so come tu faccia, probabilmente perché sei un recensore, non lo so, non ho ben capito, non ho mai ben capito che lavoro facessi. Vorrei essere sempre in viaggio come te, però purtroppo bisogna fare i conti con una serie di impedimenti, insomma, diciamo così. Due altri canali che vi consiglio per gli amanti della cartopazia sono Crocchetta con 3A e un po' questo e quello. Crocchetta con 3A è una ragazza di 29 anni, se non erro, che è di una simpatia vulcanica. Poi mi sembra che è della zona di Verona, quindi immaginatevi che accento spassosissimo che deve avere. Io ovviamente già lo conosco e so che le piace queste cose squishy, cose del genere. Mi sembra faccio tipo dei pacchettini con dei marfatti fatti da lei. Insomma, andatevi a vedere il canale e capirete. Un po' questo è quello, il canale di Vincenza, diciamo che
ha un po' di cose in comune con tutti i NEF, tipo decorano l'agenda, cose di questo genere. E in più molto spesso fa molte creazioni fatte a mano, cose così. Niente ragazzi, io per me sono già 11 minuti che parlo. Spero davvero, davvero, davvero di non aver offeso nessuno, 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 però non potevo fare un video con 800 canali. Diciamo che questo tag può essere considerato una sorta di, virgolettiamo, sponsor più o meno, lì circa più o meno quasi. Vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio tanto Michele e Fabio per avermi taggato, ma sono ancora più contento quando mi verrete a trovare. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!